Buongiorno, buongiorno a tutti. Passato bene il Natale? Beh, ci stiamo avvicinando alla scadenza dell'anno, ma noi continuiamo sempre ad andare a cercare delle novità nel nostro baule dei tempi. Beh, oggi nel nostro baule dei tempi troviamo una Trieste sotterranea. Una Trieste sotterranea forse alla maggior parte di noi poco conosciuta, ma a fare la sua scoperta ci penseranno Enrico Alupca e Paolo Guglia, grazie di essere qui con noi, coautori insieme al signor Alupca Senior Armando e di un bellissimo libro di cui oggi parleremo. Ma come sempre andiamo un attimo a curiosare sulla giornata di oggi, 28 dicembre. Beh, insomma, il conto è facile, 362 giorni dal 1 gennaio, 3 giorni al 31 dicembre e 52esima settimana. Siamo arrivati proprio al countdown del 2010. Fra i compleanni, le nascite famose, troviamo 1953 Richard Clydeman, il pianista francese, che il nome d'arte e il suo vero nome era Philippe Page. E forse da curiosare che con Balapur Adlin ha venduto 22... Oh, per Adelina, insomma, no? Come si diceva più diffusamente, ha venduto 22 milioni di dischi in 38 paesi del mondo. E nel 1954 nasceva Denzel Washington, l'avvocato di Tom Hanks in Philadelphia. Nel 1962 Michel Petrucciani, che poi sarebbe Petrucciani, pianista francese fra i più apprezzati nel genere jazz. E la curiosità che, colpito la nascita dalla osteogenesi imperfetta, malattia genetica anche nota come sindrome delle ossa del cristallo, considerava il suo disagio fisico come un vantaggio che gli permise in gioventù di dedicarsi completamente alla musica, tralasciando altre distrazioni. Fra gli accadde oggi troviamo: nel 1065 veniva consacrata l'abbazia di Westminster, tradizionale sede delle incoronazioni e di sepoltura dei monarchici britannici. Nel 1836 venivano fondate Adelaide e il South Australia. Si differenziava dalle altre regioni dell'Australia perché lì c'era una libera immigrazione, quindi non era un penitenziario. Nel 1870 a Roma si verificava un'inondazione per uno straordinario straripamento del Tevere, quindi niente di nuovo sotto il sole. E nel 1895 a Parigi i fratelli Lumière organizzano la prima proiezione cinematografica pubblica a pagamento, praticamente è la nascita del cinema. E nello stesso anno, sempre il 28 dicembre, Wilhelm Röntgen distribuisce il resoconto della sua scoperta dei raggi X alla Società di Fisica Medica di Würzburg, che poi l'hanno chiamati X perché non sapevano che tipo di raggi fossero, quindi erano sconosciuti i raggi X. 1908, alle 5:21 del mattino, un terremoto del decimo grado con una durata di 37 secondi, seguita poi da un maremoto, rade il suolo Reggio Calabria e Messina. E nel 1973 Alexander Solzhenitsyn pubblica Arcipelago Gulag, nel quale ripercorre con lucidità e precisione il periodo della dittatura comunista nell'URSS. Il terrificante utilizzo della giustizia politica e dei campi di concentramento amministrati dai Gulag, che praticamente era la direzione principale dei campi di lavoro correttivi che erano disseminati un po' in tutta l'Unione Sovietica. Ancora fra le scoperte e le invenzioni, nel 1869 troviamo che William Semple di Mount Vernon nell'Ohio brevetta la gomma da masticare. L'inventore americano ottiene il brevetto per una miscela di caucciù, zucchero e aromi, e il primo chewing gum. Le prime gomme da masticare sotto forma di palline saranno poi vendute nel febbraio 1871 nel New Jersey. Bene, abbiamo curiosato nel passato, guardiamo in un anche un passato molto remoto per quello che avete trovato, ma come nasce? Intanto cominciamo con il vedere, non so se si riuscirà a vedere anche tramite la telecamera, che abbiamo delle dispense e il libro di cui parleremo oggi. Beh, delle dispense che risalgono a che anno? Sì, queste prime dispense sono uscite addirittura nel 1988 per le edizioni Italo Svevo. È la nostra prima fatica dedicata ai sotterranei di Trieste. Siamo molto orgogliosi oggi, insomma, di essere riusciti a portare avanti questo lavoro,
con la nuova edizione, però le nostre origini partono proprio da quelle dispense edite ancora nel 1988. Quindi un libro, Trieste sotterranea, e tre autori. E tre autori uniti dalla passione per la speleologia, per andare a curiosare in quello che non si vede? Ma sicuramente sì, un gruppo di lavoro che sta lavorando bene, sta lavorando ormai da tanto tempo, appunto, partendo con la pubblicazione dell'88. Diciamo un gruppo di speleologi, per cui nati come attività nella ricerca all'interno delle grotte naturali, e gruppo di persone che agli inizi degli anni 80 decide di dedicarsi anche, per cui parallelamente alle grotte, anche allo studio di quelle che sono le cavità scavate dall'uomo. Era un periodo in cui queste cose non si facevano, siamo stati anche guardati un po' così male dagli altri colleghi, dicendo ma abbiamo tante grotte in carso, perché andare a studiare queste cavità in città? Però diciamo, abbiamo iniziato questo lavoro, le soddisfazioni sono state tante e adesso in molti seguono le nostre orme e si dedicano a questo tipo di attività. E allora andiamo anche a scoprire, portateci un po' in viaggio, perché magari noi ci passiamo sopra a dei misteri e camminiamo affiancandoci magari all'ingresso di accesso a uno di questi misteri. Da che parte cominciamo e da che parte è cominciata anche questa vostra avventura? Ma la nostra avventura è iniziata, diciamo, esplorando i sotterranei del castello di San Giusto, perché le casematte con cui è formato il castello di San Giusto conservano all'interno dei sotterranei. Attualmente questi sotterranei sono ben noti, sono anche adibiti a mostre permanenti, all'interno c'è per esempio il lapidario Untergestino, però all'epoca, quando abbiamo iniziato le ricerche, c'era questa tradizione che dal castello di San Giusto si dipartissero varie gallerie collegate in una misteriosa rete sotterranea, principalmente con la chiesa dei Gesuiti, di Santa Maria Maggiore, addirittura con gallerie che arrivavano fino al mare. Quindi per tentare di capire cosa c'era del vero siamo andati a fare le nostre prime esplorazioni al castello di San Giusto. Questa avventura dunque parte da San Giusto, ma dopo si è evoluta soprattutto con i sotterranei della chiesa dei Gesuiti, perché una tradizione locale dice che in questa chiesa, costruita appunto nel 1627, ci fosse un misterioso tribunale dell'Inquisizione, quindi nei sotterranei, sempre questa leggenda dice che ci fossero questi interrogatori legati all'Inquisizione, cosa che naturalmente siamo andati a vedere di persona, abbiamo esplorato quello che c'era da esplorare e alla fine sono venuto fuori che è una leggenda sorta. Una leggenda metropolitana. Metropolitana sorta però da antica data. Cos'è questo che stiamo vedendo adesso? E questo è un gatto mummificato spontaneamente all'interno di una dei cunicoli della chiesa di Santa Maria Maggiore. Ecco, sorge spontanea quindi anche una domanda che quindi vi chiedo. Per accedere, intanto abbiamo parlato appunto di permessi, ci sono degli incarichi, c'è una chiamata e poi anche una questione di sicurezza, perché insomma è un traguardo da valicare, però non si sa cosa, come, chi si può incontrare e trovare. Ma sicuramente sì, nel senso che ogni volta quando si intraprende un'esplorazione di questo genere non si sa mai cosa si troverà. Ci sono sotterranei documentati, conosciuti, ma ci sono molti sotterranei che sono completamente ignoti. Per cui diciamo che la preparazione che bisogna avere per affrontare con sicurezza questi ambienti è una preparazione seria da speleologo. Ecco, io ho sempre detto che gli speleologi sono effettivamente forse le uniche persone che per preparazione possono muoversi in sicurezza in questi ambienti. Ecco, questo anche per dire che
spesso in modo i ragazzini, perché sono i ragazzini quelli che sono i più curiosi, quando si trova così un'entrata, un accesso, ecco, stare attenti perché non si sa mai cosa si può trovare, quali pericoli possono nascondersi dietro questo ingresso. Quindi essere preparati, avere delle autorizzazioni. Sicuramente sì. Essere comunque, avere una propria preparazione, no? Ma torniamo sul discorso di partenza. Voi siete stati attratti anche da quello che ha fatto l'uomo, oltre che la natura, nei sotterranei, no? Nelle sottoterra. Certamente. Arriviamo anche da lontano, sì, partiamo con l'acquedotto, ecco, di Maria Teresa. Sicuramente. Allora, mentre le grotte sono legate a fenomeni naturali, per cui lì una persona che apprezza le grotte apprezza quello che sono i lavori della natura, il lavoro dell'acqua. Ecco, quando invece si vanno a affrontare sotterranei artificiali, lì inevitabilmente si entra nel meccanismo, appunto, dell'uomo che per qualche esigenza ha ricavato questi ambienti. Per cui lì si va a scavare nella memoria proprio dell'uomo e dei motivi che hanno portato alla costruzione di questi ambienti. Uno dei motivi principali, per esempio, è quello legato all'acqua. Ogni centro abitato ha bisogno di un approvvigionamento idrico e l'uomo, parlando di Trieste, parliamo di più di 2000 anni, ha realizzato le sue opere per portare e raccogliere l'acqua e portarla fino in città. A questo punto possiamo introdurre il discorso, per esempio, dell'acquedotto romano, che è un'opera che appunto ha 2000 anni di storia, in parte conosciuto e in parte ancora sconosciuto, che presenta però alcuni resti che sono ancora visitabili, e devo dire che forse sono state quelle le esplorazioni più interessanti e più affascinanti, proprio perché si andavano a ripercorrere passaggi che avevano 2000 anni di storia. Infatti nelle fotografie, anche di cui è corredato anche il libro, si trovano delle immagini di